questo video vedremo come costruire una mappa concettuale che illustri le informazioni fondamentali relative a una civiltà antica. Il primo step per costruire una mappa concettuale di questo tipo è circoscrivere, cioè individuare l'argomento e le pagine del manuale del libro di storia che lo illustrano. Nel nostro caso, per esempio, la civiltà dei Fenici è illustrata alle pagine 90-95. Il secondo step consiste nello stabilire lo scopo della mia mappa. In questo caso lo scopo è fornire un quadro generale, non esaustivo, non completo, ma chiaro e preciso, della civiltà fenicia. Quali informazioni dovrò raccogliere? Per rispondere a questa domanda dovrò scorrere, cioè leggere, rapidamente i paragrafi del manuale e sulla base dei titoli farmi una prima idea degli aspetti fondamentali o nuclei concettuali della civiltà fenicia. In genere, quando si costruisce la mappa concettuale di una civiltà antica, i nodi concettuali ricorrenti sono più o meno questi: il nome, l'epoca, gli inizi, il massimo splendore, la decadenza e le ragioni della decadenza, il luogo, la conformazione fisica del territorio e in che modo questa influisce sulle attività economiche, le attività economiche, l'organizzazione politica, la religione, le forme di scrittura e le funzioni della scrittura e infine i resti archeologici più significativi. Per esempio, quali sono i nodi concettuali, cioè gli aspetti fondamentali del quadro della civiltà fenicia? In primo luogo il nome, perché i fenici si chiamano così, chi ha dato loro questo nome? L'epoca e il luogo in cui la civiltà si è sviluppata. Le attività economiche, la rete commerciale legata alle attività economiche, la scrittura, l'organizzazione politica e la religione. Una volta individuati i nodi concettuali, cioè gli aspetti fondamentali della civiltà, raccolgo le informazioni fondamentali relative ad essi, le raccolgo dal manuale e comincio a costruire la mia mappa. In questo modo, innanzitutto il titolo, i Fenici, dove le caratteristiche morfologiche del territorio e il legame con la vocazione marittima e commerciale, e legato al dove, al territorio, anche l'organizzazione politica. Quando le fasi dello sviluppo della civiltà fenicia. Le attività economiche. Per quel che riguarda questo aspetto, dovremmo chiederci perché i Fenici detengono il monopolio commerciale e marittimo del Mar Mediterraneo dal XII all'VIII secolo. Dovremmo cioè chiederci quali sono le ragioni della loro potenza commerciale e in cosa consiste l'attività commerciale dei Fenici. Dovremmo poi illustrare le caratteristiche della rete commerciale dei Fenici, che cosa sono gli empori e cosa sono le colonie. Poi dovremmo necessariamente soffermarci sulla scrittura, una definizione di scrittura alfabetica, le caratteristiche, i vantaggi che essa offriva rispetto alle altre forme di scrittura che abbiamo studiato, e infine la religione, le principali divinità del Pantheon fenicio, perché i culti fenici si fusero con quelli degli altri popoli del Mediterraneo. Posso presentare gli aspetti fondamentali della civiltà fenicia non necessariamente in una sola mappa, ma anche in due.